quale può essere il ruolo della Chiesa nell'ambito del fenomeno della dispersione scolastica, nell'ottica anche della continuità orizzontale delle scuole col territorio e quindi inevitabilmente anche con gli oratori delle parrocchie? Beh, innanzitutto c'è una presenza della Chiesa a scuola che è, ecco, l'insegnamento di religione, già questo è un approccio molto molto importante. Dopodiché, ecco, ci sta a cuore che tutti i ragazzi e ragazze possano realmente avere quella istruzione di base che serve per vivere come si conviene la dignità della persona. E nei nostri oratori si cerca di fare anche un recupero, nel senso che si favorisce chi non ha la possibilità di poter pagare un insegnante per il doposcuola, e in questo senso siamo sempre attenti, insomma, a quelle che sono le realtà economiche e familiari di tanti ragazzi per poterli veramente aiutare ad avere quelle opportunità che siano per tutti come vera autentica realizzazione. Vi è mai capitato di dover intervenire su alcuni soggetti che si stavano allontanando dalla scuola e invece persuaderli a tornare tra i banchi di scuola? Sì, questi sono, diremmo, rapporti personali diretti, insomma, che avvengono o nell'ambito del catechismo, quando le insegnanti di catechismo, le catechiste sanno di una situazione, o lo stesso insegnante di religione che evidentemente, conoscendo le situazioni, interviene coinvolgendo le famiglie, sostenendole anche per quello che si può fare. Tante volte si provvede a libri e materiale didattico perché non siano svantaggiati quei ragazzi che hanno, diremmo, difficoltà economiche.